il microfono che non andava. Niente, voglio ringraziare tutti gli atleti e i tecnici delle società che hanno partecipato a questo incontro. Praticamente qui c'è il maestro Caggiano, c'è Cristiano, le società ricordatemele voi perché sono Sallanuto e sono vecchi e quindi non me lo, e c'è De Lucia di Casesta, va bene? Poi noi per il momento l'Athlon Club lo rappresento io e con me c'è Gianluca Marrone a livello allenatore. Adesso faremo il riscaldamento, dopodiché faremo un po' di lavoro tecnico sulla greco-romana, perché praticamente le società ospiti, che poi ospiti fino a un certo punto, ma in sostanza nella lotta noi siamo tutta una famiglia, quindi non ci riteniamo padroni di casa e riteniamo estranei chi ci raggiunge. Siamo tutti noi, siamo tutti fra di noi. Siccome a Napoli prevalentemente fanno lotta a stile libero, noi prevalentemente facciamo lotta greco-romana, stasera faremo un allenamento che verte principalmente sulla lotta greco-romana. Quindi non me ne vogliate se ci sarà qualche incongruenza, perché è il primo incontro del genere che facciamo, quindi qualcosa dopo tanti anni, perché devo dire con molta onestà che il maestro Caggiano è stato sempre presente quando abbiamo fatto queste, per il passato, questi incontri. Anche Cristiano c'era, anche Salvatore, insomma quelli che stanno oggi, si dice a Napoli. Vabbè, niente, non voglio dilungarmi oltre. La lotta è uno sport bellissimo, purtroppo nessuno lo capisce, nessuno lo vuol capire perché la gente è una capa tosta. Infatti qua vi voglio dire solo una cosa molto elementare e semplice. I figli degli atleti, dei miei atleti, di alcuni miei atleti che hanno conseguito dei grossi risultati in campo nazionale, sapete cosa fanno oggi? Qualcuno di voi non lo immagina? Scuola calcio. Grazie.
6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Yeah.
struttura per questi ragazzi giovani. È presente all'allenamento il CUS Napoli, la Virtus Casertana Lotta, ovviamente la Athlon San Mango Piemonte e la blasonata Ilva Bagnoli. Conducono gli allenamenti Cristiano Giuseppe del CUS Napoli, coadiuvando con la solita proverbiale professionalità e passione il maestro Cangiano, che come al solito la sua passione la vediamo direttamente sulla materassina. Non si risparmia, va a contatto sin dai piccolini fino ai grandicelli. Dall'altro lato abbiamo, come potete vedere, delle promesse per l'arbitraggio. Abbiamo, diciamo, i Capano, che proprio da famiglie di tradizione arbitrale, anche loro stasera, come tutte le volte, ci hanno onorato della loro presenza e del loro contributo, che ovviamente non può mancare nella tattica tecnica, la presenza dell'arbitraggio, perché è ovvio che dopo la fase di allenamento c'è bisogno di conoscere bene i regolamenti e quindi affinare sotto gara questi tipi di approcci, perché il regolamento è quello che condiziona poi il gesto tecnico. Più tardi avremo sicuramente il contributo della figlia di Capano, Rita. C'è il maestro Aldo Capolupo, presente a questi allenamenti in quanto novizio, perché prima palestra di Avellino, in provincia di Avellino, che sta iniziando a portare il settore lotta nella provincia di Avellino. Vi ringraziamo ancora, seguiteci, quello che è l'intendimento di questa ripresa. Una domanda, facciamo una brevissima, parliamo della lotta, differenza tra lotta libera e lotta greco-romana, proprio i fondamentali, perché molte persone non conoscono queste discipline che sono molto antiche, de Coubertin, eccetera. Ovviamente la lotta bisogna un po' intanto smontare tutti gli stereotipi dove si pensa che c'è violenza. Quella non è mai una cosa che tende all'annientamento dell'avversario, è tutto volto semplicemente alla destrezza, al sacrificio, ma mai ad annientare l'avversario. Essa si distingue per tre discipline, la più antica in assoluto è la greco-romana, che stasera stiamo tentando di rappresentare al meglio in questo tempio della greco-romana per la Campania presso l'Athlon. Cosa fa la greco-romana? Praticamente ha una postura un po' più eretta, perché non ci sono tecniche da portare alle gambe. Le gambe non possono essere bloccate né con le mani né con le altre gambe, in nessuna maniera devono essere coinvolte sugli attacchi, si rischia la squalifica, mentre per la libera si può arrivare agli attacchi alle gambe, tant'è vero che ha una postura più bassa, molto più bassa, per poter arrivare all'aggancio alle gambe, che vanno sempre difese, perché in questa condizione si viene portati a terra in una maniera più ampia. Questo stesso stile, l'ultimo arrivato, è lo stile libero femminile, che poi in effetti è simile, se non quasi identico, allo stile libero maschile. Che cosa differenzia tra le due cose? La dinamicità, l'esplosività la vediamo sicuramente nella greco-romana, dove ci andremo sempre a guardare delle ampie proiezioni. Un ausilio lo è rappresentato dai manichini che vedete appoggiati ai muri, che servono proprio a fare delle proiezioni alte, dove il lottatore viene staccato con i piedi e va in rotazione. Che dire, sono bellissime tutte e due le discipline. L'altra cosa che, per chi non conosce la lotta, da sapere è che è un gioco che consiste nel portare a terra il nostro atleta. La portata a terra ci fa guadagnare dei punti a seconda di come andremo. Ovviamente la difesa più estrema è quella di non andare spalle a tappeto e di non rimanerci
due secondi, perché i 2 secondi ci fanno finire l'incontro innanzitempo e si determina schienata, che poi è la massima mortificazione per un lottatore. C'è un cerchio, all'inizio di questo cerchio comincia la zona di passività e di pericolo, e chi esce fuori dal cerchio prima dell'altro viene in qualche maniera portato fuori, perde ancora un punto. Quindi tutto si gioca su spinte. Come vedete, i nostri lottatori non indossano mai un kimono o una qualche altra divisa che ci consente appigli all'abbigliamento, ma gli appigli sono sempre agli arti. Sono sicuramente sempre da squalifica e proibiti testate, strangolamenti, controarticolazioni, gomitate e calci. È uno sport che predilige il contatto, più ci si avvicina e più ci si può esprimere. Quindi il bacino va sempre a contatto con l'altro atleta. La testa, che sembra essere passiva in altri sport, è importantissima perché determina l'altro punto forte di rotazione, tant'è vero che i lottatori hanno sempre un collo molto sviluppato, molto, molto allenato. Come vedete, non si preclude a nessuno. Abbiamo il dottore Camillo, ha finito con la sua età, che ancora sta sulla materassina. Abbiamo Agostino Rossi da Caserta, che sotto i 60 anni ancora sale sulla materassina e si cimenta da veterano. E abbiamo i bambini piccolissimi, e ce ne sono alcuni in allattamento, i quali ovviamente con lo spiccarsi tutti i giorni in questo ambiente potrebbero sicuramente poi scegliere di diventare dei piccoli lottatori in erba. Ringraziamo tutti quanti in questo momento sono qua presenti a dare questo grosso contributo di gioia, di semplicità, perché ricordo a tutti che la lotta non è altri che un qualcosa di istintivo. Non c'è nessun cucciolo, sia umano che animale, che nei primi approcci di gioco non stia lì a lotticchiare, a saltarsi addosso, con la gioia, col sorriso, senza mai essere ingrugniti come se volessimo esprimere l'annientamento del nostro avversario. Vi faccio osservare proprio i piccolini. Quindi smontiamo i preconcetti che ci portano a pensare di un atteggiamento che tende a dire ai ragazzi di annientare l'avversario, di essere quanto mai violenti. Assistiamo a un ponte, questa è una difesa, per quello si insegna il ponte che faceva questo ragazzo con la maglietta bianca. Perché se si rimane in ponte non si perdono punti, tranne che solo nel momento nel quale viene messo in ponte, quel punticino che perde in quel momento, poi dopo, se non viene messo spalle a terra, in quella posizione può starci fino allo scadere del tempo. L'altro fattore che forse non viene mai messo in evidenza è che i nostri tempi sono due. Tra un primo e secondo periodo c'è sempre un riposo di 30 secondi. Il tempo però è un tempo attivo, perché ad ogni fischio dell'arbitro si ferma il tempo e si ricomincia l'azione al centro del tappeto, sempre in piedi. Raramente si fa una lotta cosiddetta da greca, Roma, greca a terra, quella posizione quadrupede che si assume a terra, dove poi l'altro lottatore attacca direttamente l'uomo che sta a terra in quadrupedia, per poterlo poi girare sulle spalle e guadagnare dei punti. I lottatori sono sempre divisi per pesi e per età e per sesso, anche se gli anglosassoni non fanno questa distinzione. Gli anglosassoni lottano maschi e femmine fino a una certa età, disabili con normo fino a una certa età. La lotta si presta bene nella disabilità in tutte le sue forme, anche quelle mentali, anche quelle per non vedenti, e in modo particolare per i sordi. E per i non vedenti si presta in una maniera eccellente, perché l'inizio dei lottatori è sempre a contatto, quindi gli arbitri potrebbero tranquillamente mettere a contatto due ragazzi non vedenti al centro del tappeto per poi iniziare. Un po' di attenzione in più va fatta invece per i sordi, i quali, non avendo l'ascolto, devono essere sempre toccati e debbono essere sempre in contatto visivo sul labiale.
ovviamente anche lì vedere dei lottatori nei sordi, perché il sistema vestibolare, quindi l'equilibrio, è sempre compromesso, è sempre messo sotto pressione più dei normo, e quindi è uno sport che tende a stimolare questo tipo di sistema di equilibrio. Nelle disabilità intellettive il gioco, l'inclusione, tenerli con i normo, crea sicuramente la gioia più ampia, l'autostima, la porta all'inclusione, e quindi sono sicuramente terapeutici. Tenete conto che nei college americani sono sport nazionali, tra i vari quattro sport scolastici c'è sempre la lotta, considerata come uno degli sport che tende poi a sviluppare la crescita di un giovane e la formazione psicomotoria e anche mentale, perché il vis a vis, il corpo a corpo, l'uno contro uno sviluppa l'io. Quindi le discipline più antiche, anche rispetto ai famosi metodi moderni, danno sempre lo zoccolo duro che ci porterebbe e ci porta sicuramente a una solida formazione psicofisica e anche per la vita. Poi lo sappiamo, negli sport c'è sempre solo il numero uno, dove tanti per tanti anni vanno sempre loro, ma ovviamente tutti coloro i quali tentano di arrivare a quel numero uno vengono più forti, vengono sicuramente pregni e capaci di essere combattivi. Assistiamo, come vedete, a tutti che insegnano, a tutti, i piccolini ai grandi, i grandi che si dedicano ai piccini. Abbiamo stasera una carenza, notavo che non ci sono ragazze, ma è una casualità, perché noi in Campania abbiamo tante campionesse anche italiane che praticano questo sport. Abbiamo Susi Persico, che è una ragazza formatasi nelle scuole a Forcella dal nostro maestro Medici, abbiamo tutta la scuola di Liuzzi che ha tante ragazze, tra cui le campionesse europee, abbiamo Salvatore Addezio che è un veterano, abbiamo Marrone che porta anche i suoi due bambini, che è un veterano, abbiamo il nostro Agostino Rossi che anch'esso è un veterano. Quindi abbiamo tutte le possibili età che praticano questa disciplina. Ripeto, siamo dispiaciuti perché ci sono delle gare concomitanti a carattere nazionale e non sono potute essere presenti le ragazze, ma vi posso garantire che le ragazze raccolgono veramente il sale di questa disciplina, perché sono pulite nello stile, sono eleganti anche nell'aggressività e ci fanno e ci dimostrano che non è mai una cosa che tende alla violenza pura, e quindi anche le donne ci fanno capire che questa disciplina è veramente completa, alla portata di tutti. Ricordo che nel gesto atletico di un lottatore si impegnano tutti i muscoli, avremo sempre una visibilità di un'armonia fisica nel lottatore, perché sviluppa tutto, deve usare molto le gambe, la forza delle braccia, l'andata all'indietro, alla quale assistiamo prevalentemente nei greco-romanisti. Palestra Athlon. No, il problema era questo, era cercare di acchiappare, perché anche da qua, adesso è acceso, sì. Ma adesso mica sentiamo, non credo. A questo punto posso mettere questo, in modo che catturiamo. Vogliamo chiudere un attimo questo, quindi apriamo quello e mo ci pigliamo un attimo la mettono maestro, quando parte siamo tutto quanto alla sua voce. Ok, ricominciamo. Fa questo, però non fa una cosa. No, ha fatto il microfono qua vicino. Se quando posso, io vado a sentire. Io faccio così. Qua si sente da... Qua vuoi? Grazie.
e cammina verso la mia voce, verso la mia voce. Cammina, 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 cammina sulle punte, cammina. Eccolo qua. Bravo. Però ci dovremmo avvicinare con un microfono al maestro per poter farvi assistere all'allenamento verbale, oltre che la comunicazione negli insegnamenti delle discipline sportive si sviluppa su vari piani. Nel caso del maestro Salvatore Cangiano abbiamo una grossissima esperienza che sviluppata sul verbale, addirittura fa degli inserimenti dialettici, perché è ovvio che i nostri ragazzi hanno un imprinting anche dialettico, quindi ci sta quello gestuale, infatti lui li tocca e gli dà delle indicazioni da contatto e utilizza molto il verbale, che è quello che poi fa sviluppare la soglia di attenzione dei ragazzi, perché i nostri ragazzi devono essere attenti in modo particolare anche a scuola ad educarsi ad un lavoro tutto verbale laddove vogliamo, come dire, incidere su una disciplina, perché poi lo sappiamo, la disciplina è la base di tutto, tutte le attenzioni e i successi delle persone. Mentre nell'osservare una classina dei ragazzi più grandi assistiamo ad un allenamento tenuto dal nostro dottore Camillo Finita, tutto su gestuale, come vedete lui non ha bisogno di dire nulla, mi segue da vicino e corregge eventualmente dove c'è bisogno con da solo il suo stare vicino agli atleti, il suo guardarli gli crea una sicurezza ai nostri atleti. Vabbè, qui parliamo di movimenti già ingrammati, sono dei ragazzi che hanno già delle molto evoluti sulla loro tecnica e ci saranno degli scambi tecnici dove ognuno di loro trasmetterà, perché questi allenamenti hanno questo scopo, hanno lo scopo di dare degli scambi tecnici delle peculiarità di ogni atleta portate ad altri, in modo tale da replicare eventualmente cerchiamo sempre di replicare le abilità di ognuno, perché gli scambi, gli allenamenti come si sviluppano? Si utilizza sempre un peso più piccolo o quello più grande e viceversa. Questo per far sì di valorizzare la velocità e la rapidità, e in alcuni casi il veloce e il rapido deve subire poi la forza del nostro atleta più pesante. Qui ci sono queste osmosi tecniche che servono poi a migliorarsi sempre di più, perché la ricerca e il miglioramento è una continua, cioè diciamo che l'allenamento è questo, l'allenamento serve a sviluppare sempre di più negli anni e affinare sempre di più le tecniche, che non hanno mai un inizio e una fine, e se laddove potessero poi intravedere un appiattimento vengono comunque sempre stimolate dai cambi di regolamento, perché assistiamo sempre ogni 3 o 4 anni a dei piccoli cambi di regolamenti, laddove non ci interviene il regolamento qualche altro anno intervengono le categorie di peso. Sappiamo che questo sport nella sua espressione competitiva tende ad abituare l'atleta anche al discorso del peso, perché molte volte per entrare in categoria devi fare peso. Anche come dicevamo, anche tutto il percorso che ti fa arrivare a quella data determinata di gara,
dove la sera prima devi fare il peso, ti porta a un sacrificio non indifferente. Immaginiamo che devi educarti all'alimentazione, che poi giorno per giorno, sera per sera in palestra devi pesarti all'inizio e alla fine dell'allenamento, devi essere attento ad integrare i sali minerali, devi fare attenzione a tutto quello che è l'alimentazione non corretta, intesa prevalentemente per quello che è la dieta mediterranea, ma sicuramente sull'alimentazione, se venisse qui al tavolo la nostra nutrizionista, la dottoressa Capano, potremmo dare delle piccole indicazioni sul nutrirsi in generale, ma in modo particolare dei nostri atleti nelle loro fasi di sviluppo, sia piccolini sia puberali che da adulti. Se Rita può venire qui, ci dice qualcosa sull'alimentazione mirata, la invitiamo, la dottoressa che si sta portando presso di noi, perché lei, oltre ad avere le vesti di un arbitro, è anche un nutrizionista, per quanto giovane è stato anche un atleta, e quindi sa sicuramente al meglio di se stessa, come attore protagonista e come esperto nutrizionista, saperci consigliare. Ovviamente anche qui abbiamo la Nutritevi, che è uno degli sponsor dell'Athlon Club, rappresentata dal dottor... Adesso arriva, approfittiamo della dottoressa Capano per farci dire tutto quanto è importante nell'alimentazione degli atleti. Ringraziamo la dottoressa, ve la passo un attimo. Ecco, la dottoressa adesso ci aiuta, perché sicuramente rispetto alla mia esperienza pregressa da atleta ci saprà indicare quanto è importante l'aspetto nutrizionale e come anche nella fase di formazione dei giovani educarsi all'alimentazione è un altro pezzo grosso, importantissimo e pregnante per la crescita dei ragazzi. Salve, mi presento, sono Annalisa Capano, ex atleta di lotta libera, attualmente arbitro regionale e biologa nutrizionista. Diciamo che quello che mi ha spinto poi fondamentalmente a scegliere il mio percorso di studio e la mia attività lavorativa nasce proprio dalla lotta e dallo sport in generale, perché fondamentalmente è importante come un atleta arrivi preparato dal punto di vista nutrizionale ad affrontare una gara, e anche il percorso di gara deve essere seguito dal punto di vista alimentare, quindi la giornata. I giorni precedenti ad affrontare la gara è importante che l'atleta si nutra in modo corretto e soprattutto si idrati. E quindi l'educazione sicuramente va fatta a partire dai bambini fino all'adulto. E quindi sicuramente è importante che l'atleta sia seguito in modo tale che la sua performance sia comunque al massimo. Sì, diciamo che la sua giovane età, la dottoressa si sente un po' emozionata, ma solo sicuramente potrebbe essere molto più brava nel rappresentare la lotta. Nelle sue prime armi si sente un po' emozionata, ma vi posso garantire che ha dato già dimostrazione di essere una bravissima preparatrice anche per il discorso dei pesi, perché fare il calo peso e portarlo in una maniera salubre, un giovane, un adolescente, un bambino, una donna con i problemi da ciclo che sappiamo, non è una cosa facile, è già una grande gara vinta, e questo è importante poterlo fare con i nostri supporti anche medici. Stiamo assistendo a un momento di pausa dell'allenamento, perché è ovvio che si respiri un po'. Hanno bevuto un pochino, sono andati a rilassarsi un po'.
qualche bambinello piange, qualcun altro giochicchia. Abbiamo le mammine con i bambini in braccio. Permettiamo che noi siamo un pochino qui ad apprendere la greco-romana, perché il tempio, ripeto, il tempio della greco-romana è l'Athlon Club. Invito qui al microfono, alla regia, il maestro Aldo Capolupo. Vorrei farvi dire qualcosa della sua passione, ultima, non ultima, in assoluto, perché lui vuole portare la lotta ad Avellino. Sta investendo in questo ormai da un anno, lui è un diplomato ISEF, è un appassionato, collabora con il CONI, collabora con la nostra federazione. Adesso gli faccio, diciamo, dire due paroline al maestro Aldo Capolupo in merito al suo progetto rispetto al settore lotta. È già un maestro di karate, conosce tante altre discipline e, ripeto, adesso sta sposando questa nuova disciplina, la lotta, nel quale lui crede. Maestro, prego. Salve. Diciamo che la mia... Mi chiamo Aldo Capolupo, insegno karate ad Avellino, ma sono un paio d'anni che mi sono appassionato alla lotta e niente, l'idea è di promuovere la lotta in provincia di Avellino e far sì che le discipline, una disciplina così bella che è la lotta olimpica, possa essere divulgata ad Avellino e provincia. Il mio obiettivo quindi è molto è di una forte passione e sicuramente un corso di lotta partirà a settembre a Conte della Campania, che è uno degli ultimi paesi della provincia di Avellino. La lotta è molto bella e soprattutto è molto naturale, è quasi l'istinto dell'uomo che in maniera regolamentata, col regolamento, diventa sport, ed è lo stesso regolamento che non la fa diventare pericolosa, perché è il regolamento che tutela gli atleti. Grazie. What we do here is go back. Yeah.
ovviamente dobbiamo precisare che questo è un tipo di allenamento mirato già alle prossime gare che abbiamo, e quindi si sente un po' di competitività spenta, ma non è mai questo durante tutto l'anno. Sono questi allenamenti specifici, mirati, dove sentiamo un po' di pressione agonistica, perché è ovvio che si deve andare a fare una gara breve, devi salire con la carica agonistica. E anche l'allenatore in questa condizione tenta di trasferire la giusta cosa, l'agonismo. I mezzi e metodi di allenamento di questa disciplina sono vari. Abbiamo la fune, che viene scalata in salita in discesa. Abbiamo il manichino, che serve a tenere l'equilibrio anche quando abbiamo portato a terra l'uomo. Anche quando lo stacchiamo, sembra una cosa semplice, ma staccata una persona dal tappeto, dobbiamo rimanere in equilibrio, e solo con l'ausilio di un manichino dobbiamo apprezzare. Stimare al meglio il nostro equilibrio. Come vedete, i bambini vengono messi viso a viso, a contatto, e bisogna...
stacca, gambe, il nostro gran salvatore di pedista che fa la libera da quante anni, purtroppo nell'anima, nella natura, mette sotto le gambe per dare colpo. Ricordo, Riccardo, mi chiama, mi chiama, mi chiama,
tira a capito? No, dica tu, dica, dica. Quando ti mostri andare a volte tu? Thank you.
Angelo, via. Thank you.
Centro.
Thank you.
domani, da domani. Via. Grazie, grazie. Nel ringraziare la squadra che ci ha ospitato, io inviterei il dottor Affinito, il dottore Camillo, insieme al presidente Arturo Varriale, Salvatore, a fare un resoconto così giusto sul tappeto di quello che è stato quest'anno, qui a Salerno, ospite da persone Camillo Affinito, anche i ragazzi, penso che si sia convertito. Abbiamo funzionato. Quella è la cosa importante, la promozione, e siamo stati bene, infatti siamo stati noi ospiti, per me è un piacere stare a fare veramente, abbiamo aspettato un momento di Greco Romano, a noi non è molto congeniale, però siamo venuti con umiltà e con passione. E come sempre abbiamo una grande possibilità. Grazie. Palestra, no, vediamoci bene, e ci andiamo.